Ansa Voice Magazine. Abbronzatura perfetta, remise in forma per una silhouette a prova costume e dunque rinuncia a tavola e dieta, nella convinzione che la nuova routine estiva fatta di colazioni magari Nutella, aperitivi e cene fuori porterà inevitabilmente a ingrassare. In realtà esiste un retroscena nutrizionale da conoscere per fare in modo di alimentarsi nella maniera giusta anche in vacanza sotto l'ombrellone e godersela senza stress o inutili strategie che non portano a nulla di buono. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. A contribuire alla tendenza delle diete estive, che c'è sempre stata anche in passato in realtà, ci sono ora i social. TikTok è il regno dei regimi alimentari estremi, con le immagini di un prima e un dopo, le famigerate challenge, ossia le sfide sulla perdita di peso, con la domanda cosa mangio io in un giorno, what I eat in a day, da milioni di risposte. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica americana PLOS ONE evidenzia come questo social, amato dagli adolescenti e da giovani adulti, finisca per promuovere una cultura della dieta tossica e glorifichi la perdita di peso estrema. Tutto questo in mancanza di voci esperte che forniscano informazioni nutrizionali. Soprattutto i giovani, che sono il principale pubblico di TikTok, sono esposti a contenuti che perpetuano la cultura della dieta. La cultura della dieta è un sistema di credenze che adora la magrezza, promuove la perdita di peso come mezzo per raggiungere uno status più elevato, demonizza alcuni modi di mangiare mentre ne incoraggia altri e opprime le persone che non corrispondono a questa vision, il più delle volte donne, ma non solo. E bisogna stare molto attenti alle conseguenze di questa, tra virgolette, cultura. Gli scienziati americani per questo studio hanno analizzato 1000 video su 10 popolari hashtag relativi alla nutrizione e alle diete. Ogni video esaminato ha avuto oltre 1 miliardo di visualizzazioni, quindi pensiamo a quante persone hanno visto questi post. Il contenuto variava da influencer che condividevano le loro ricette preferite, abitudini alimentari quotidiane, suggerimenti su come perdere peso e ridurre il grasso corporeo. Gli scienziati hanno scoperto che la maggior parte dei consigli dietetici su questa piattaforma provenivano da giovani influencer bianche non esperte. Questi post sono diventati virali, sono attraenti, carismatici, ma non hanno alcuna credenziale per dare consigli nutrizionali, afferma questo studio che abbiamo letto e che conclude come questo trend di TikTok sia fatfobico, ossia grassofobico. Non abbiamo visto voci esperte in questa conversazione, ha commentato la dottoressa Lizzie Pope, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienza della Nutrizione e dell'Alimentazione dell'Università del Vermont, che ha condotto lo studio. Ci sono pochissimi medici o dietisti che hanno interagito in questo contenuto, anche perché è una piattaforma nuova, considerata per giovani e quindi non sempre ci sono voci adulte dentro. Quindi sono state fondamentalmente solo tutte le persone che stanno condividendo la loro esperienza personale. La condivisione è una cosa di per sé preziosa, ma nella nutrizione ci sono così tante cattive informazioni che bisogna stare molto attenti. Ora, ad esempio, le diete su TikTok di moda per l'estate 2023 sono la Coquette Diet, la Military Diet e la K-Pop Idol Diet. La Coquette Diet, che si ispira a un'estetica coquette di pizzi, merletti e vede la cantante Lana Del Rey, come pure l'attrice di The Idol Lily Rose Depp come simbolo, influenza il guardaroba, il trucco, l'acconciatura e la fisicità. Di conseguenza è diventata virale la dieta ad hoc per raggiungere l'obiettivo di questo tipo di fisico magrissimo. È una forma estrema di restrizione calorica in cui si consumano quantità estremamente basse di cibo al fine di raggiungere rapidamente la perdita di peso. Di solito si basa sull'idea di limitare
L'apporto calorico a poche centinaia di calorie al giorno, spesso attraverso l'eliminazione di interi gruppi alimentari come i carboidrati o i grassi. Ovviamente una dieta di questo genere non può essere in alcun modo ritenuta sana, commenta Giuliano Ubezio, dietista all'Urion. Inoltre è pressoché scontato che al termine di una dieta così restrittiva si riacquisti il peso perso, ma anzi con gli interessi, rispetto a un percorso alimentare guidato da un medico equilibrato e sano. La Military Diet, come dice ovviamente il titolo, è una dieta strutturata in cicli di 3 giorni durante i quali si consumano alimenti specifici in quantità precise. Si basa sul consumo di alcuni cibi che riattivano il metabolismo favorendo il processo di dimagrimento. Prevede per un mese un piano alimentare con un basso contenuto calorico per 3 giorni di circa 800 calorie per giorno che vengono seguiti da 4 giorni con un'alimentazione meno restrittiva. L'errore di questa dieta, commenta il dietista Ubezio, è di non essere costante, quindi di non abituare il corpo a mangiare correttamente. Come tutto ciò che riguarda l'organismo, ci deve essere costanza e allenamento per ottenere dei risultati sani ed equilibrati. C'è poi la K-pop Idol Diet, che si rifà al nome del celebre gruppo pop della Corea del Sud. Implica anche qui restrizioni caloriche estreme e scelte alimentari limitate. Ad esempio, per un tot periodo si mangiano solo mele o solo patate dolci, un tempo neanche troppo breve, al fine di perdere peso rapidamente. Non c'è la minima base scientifica e razionale per poter seguire questa dieta così restrittiva e dannosa per la salute. Diete di questo genere creano problemi per l'organismo come la perdita di tessuto muscolare, carenze di micro e macronutrimento, affaticamento fisico e mentale. Un'alternativa sana a queste diete estreme può essere sì la riduzione calorica se necessario, ma costante nelle giornate senza avere inutili sbalzi di calorie e sempre con una guida medica. Inoltre, piuttosto di seguire diete troppo restrittive e dannose, è meglio mangiare correttamente in maniera costante introducendo tutti i micro e macro nutrienti, così da evitare scompensi metabolici. A fornire delle NutriTips, come si chiamano adesso, dei consigli nutrizionali, a proposito di questo, è per noi la nutrizionista Ilenia Grieco. E vediamo ad alcuni esempi molto curiosi e anche popolari che la nutrizionista Ilenia Grieco ci spiega. Beta carotene e abbronzatura, un classico. Importante, dice, non è la tipologia di alimento, ma renderlo biodisponibile. La biodisponibilità di un alimento indica quella parte del nutriente che l'organismo è in grado di assorbire e di utilizzare. Che significa? Prendiamo ad esempio appunto il beta-carotene, che è la sostanza precursore della vitamina A, che si trova in molta frutta e verdura. Si pensa che mangiando enormi quantità di carote o facendo spesso un uso e abuso di integratori si possa favorire ancora meglio l'abbronzatura perfetta. In realtà se ne deve usare il quantitativo giusto e nella corretta modalità. Il beta carotene si trova in fondo alla cellula, quindi bisogna rompere la parete cellulare per far sì che venga assimilato bene. Il segreto sta quindi nella biodisponibilità, ovvero rendere quell'alimento assimilabile, per esempio con una buona masticazione, facendo dei centrifugati, che sono concentrati di sali minerali e vitamine che mantengono quasi del tutto intatti i principi nutrizionali di ortaggi e frutta che vengono spremuti nella centrifuga, oppure grattugiando ortaggi come broccoli, rucola, verza all'interno di un'insalata, e oppure anche con una buona cottura a base di olio. Dove si trova il beta-carotene? In tutto ciò che è colorato. L'estate è infatti anche nel piatto, quindi via libera alimenti gialli e arancioni come pesche, albicocche, melone, prugne gialle, rosso rubino come pomodori e radicchio rosso, verde come spinaci, lattuga e rucola. Alimenti che rallegrano alla vista e sono ricchi di questa preziosa sostanza. Adesso un altro esempio sempre della nutrizionista che è un classico dell'estate. Pranzo con un gelato o lo salto del tutto?
non serve a nulla. L'errore che tendono a fare tutti in estate è quello di saltare il pranzo, pranzare con un gelato o un ghiacciolo addirittura. Niente di più sbagliato, ci si ritroverà durante il resto della giornata a combattere con i morsi della fame, il cosiddetto buco nello stomaco, che porterà poi inevitabilmente ad esagerare a cena. L'ideale è consumare un pranzo leggero, magari con un'insalata ricca, composta anche da soli vegetali e semi, e abbinando della frutta dentro come mango, papaya, melone, ma anche frutta secca. Prediligere in generale cibi ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti che svolgono un ruolo importante nel contrastare l'azione dei radicali liberi prodotti dai raggi UV. Da escludersi alimenti grassi come formaggi e salumi, il tutto abbinato a una buona idratazione. Veniamo al prosciutto e melone, un classico dell'estate, voglio stare leggero, non è un piatto leggero. Può essere appunto fresco, ma erroneamente considerato un pasto light. Fresco sì, ma leggero assolutamente no, e nemmeno salutare, vediamo perché. La quantità eccessiva di sale contenuta nel prosciutto annulla i benefici del potassio contenuto nel melone. Il melone fornisce infatti 300 mg di potassio per 100 g. Tuttavia la quantità di sodio contenuta in 100 g di prosciutto crudo, anche se di buona qualità e sappiamo non è neanche facile trovarlo, è davvero elevatissima, circa 1800 mg per 100 g, pensate. Quindi con la nostra porzione di prosciutto e melone stiamo assumendo una quantità di sodio che è più del doppio di quella del potassio. In più questo piatto potrebbe anche creare acidità e rendere difficile la digestione. L'estate per tante persone, molte, significa vacanza, tempo libero, relax fisico e mentale, zero stress. Per questo, al contrario, rappresenta il periodo migliore non tanto per mettersi a dieta quanto per riorganizzare l'alimentazione. Non a caso accade spesso di dimagrire in questa stagione, malgrado si pensi che il cambiamento della routine alimentare dovuto al fatto che magari si viaggia o si sta lontani da casa possa rompere le abitudini. In realtà durante l'anno, quando si è alle prese con il lavoro, gli impegni quotidiani e molto stress, è più complicato seguire una dieta rigorosa e lo sgarro è sempre dietro l'angolo. Si ricorre molto più spesso al comfort food, al carboidrato complesso, considerato, come sappiamo, la carenza di serotonina, e quindi il carboidrato ci aiuta per generare questo ormone della felicità. La spensieratezza dell'estate invece allontana da cattive abitudini di cibo, si beve anche di più, ci si idrata meglio e ci si muove di più. Gli spostamenti, le nuotate, le camminate sulla spiaggia e in montagna sono pratiche più frequenti, aiutano a stare in forma e a non appesantirsi, anche se si fa qualche sgarro in più. In ultimo, ma fondamentale, è godersi l'estate, il piacere di questo momento anche a tavola, lontano dai falsi miti e senza paranoie. Sarà il benessere mentale che ci farà ingrassare di meno, anche in compagnia di un buon bicchiere di vino a cena.